Delfino, Flacco, Porto e Cupello per tenere a distanza di sicurezza il quintultimo posto. Immagini montate da Carlo Di Blasio con Caparbietà. Lirim Curri a riconquistare il pallone, palla dentro Simone Marzucco che cestina. La prima occasione da rete per il Delfino, scarica fuori dallo specchio della porta anche Di Pietro. Sull'alto l'altro versante, Cupello in campo con il 3-5-2 in avanti, Troiano e Perrella. Il gol del vantaggio dei mediovastesi lo sigla Remo Basso, 1-0 Cupello per il centrocampista rossoblù. Si tratta del terzo gol in campionato. La reazione del Delfino, il corner dell'ex di turno Jacek Ligoski, Lambiase che non angola la conclusione nella ripresa. Entra Saltarin che indirizza di testa fuori, quindi Lirim Curri, destro deviato in corner dai difensori cupellesi a palla lontana, probabilmente una leggera sgomitata di Perrella ai danni di D'Alessandro. La reazione di Andrea Giannini vale il rosso diretto, costretto all'inferiorità numerica il Delfino per l'ingenuità del centrale difensivo con Caparbietà, il pari del Delfino. L'ultimo tocco è di un difensore del Cupello, in particolare Emidio Antenucci, che la deposita nella propria porta e poi il piazzato di Jacek Ligoski termina a lato. Altro tentativo da parte di Simone Saltarin, squadra di Bonati che in 10 si fa preferire nel secondo tempo, ma tempo praticamente scaduto, il corner per il Cupello. Antenucci si fa perdonare, stavolta la porta è quella giusta, il nuovo vantaggio cupellese. Esplodono gli uomini di Panfilo Carlucci che beffa i pescaresi sconfitti a domicilio e raggiunti proprio dal Cupello allo stadio San Marco, termina 1-2. Jacek Ligoski, tra l'altro ex della partita, eravate stati caparbi a raggiungere il gol del pareggio nonostante l'inferiorità numerica, e poi che ingenuità nel finale. È successo quello che è successo, avete visto tutti quanti, dispiace molto, sicuramente brucia molto questa sconfitta, però la cosa più importante, che cioè, la cosa che conta sono i punti, che oggi non abbiamo riportato niente, quindi in un modo o nell'altro perdere così brucia di più, però sempre l'unica cosa che conta sono i punti, che noi oggi non abbiamo riportato niente a casa, e il rammarico più grande è quello, dopo che in 10 siamo riusciti a ciuffare il pareggio. Panfilo Carlucci, quanto valgono questi 3 punti raccolti all'ultimo secondo contro una diretta concorrente? Beh, siamo sicuramente pesantissimi, sapevamo che era una trasferta molto molto difficile, perché ricordiamoci che la Flacco Porto in casa ha costruito la maggior parte dei suoi punti, mi sembra che l'ultima sconfitta unica che c'è stata è stata col Chieti, quindi temevo questa partita, però in questo periodo noi siamo veramente bene e i ragazzi hanno interpretato alla grande la partita, abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico in base all'avversario, ci siamo adeguati e alla fine, tranne per quei 15 minuti del pareggio, insomma siamo andati bene.